in diretta su Radio Fantasy. Radio Fantasy, la radio a pezzi. Allora, aspetta una... Aspetta, sta suonando il telefono, scusate. Pronto? Signorina, aspetta un attimo, è Tonino. Allora, ascolta una cosa, dopo lo sai che devi venire là in discoteca. Sì, sì, andiamo a far festa. Hai visto le partite? Sì, molto bello, molto bello. Bene, sì, bello, sì, pareggiato. Sì. Scusa, puoi, non puoi staccare il telefono? Sì, tanto no, sì, okay. Appunto. A proposito, dobbiamo salutare una persona. Sì. Tonino. Ciao, Tonino! Oh, Potei, buonasera, Potei. Aspetta, non era friulano Tonino, è diventato improvvisamente Veneto. Come la va? Cosa ci racconti di bello? Oggi vogliamo ricordare che Tonino... La scuola di dizione, ragazzi, l'ha fatto cambiare accento per parlare meglio l'italiano. Eccola, il suo amico adesso. Qui da via Manin Udine è andato in... via Spalato. Via Spalato, il tuo posto. Ricordiamo che... come si chiama? Tonino... Tonino è il nostro inviato sportivo. Di cosa ci parli oggi, Tonino? Ma guarda, anche non vi parlo. Se continuate così, No, senti, una cosa, io volevo solo precisare una cosa. Volevo avvisare una persona, perché mi sta mandando dei messaggi a me invece di mandarli al Secotti, non so perché. Volevo avvisare, siccome mi ha scritto a me una certa signorina Irene Cartone di Milano, che è la saluta. Sì, vabbè, no? ok. Okay, allora, volevo iniziare a fare i tuoi. Ti dico questi, una cosa sola. Hanno giocato il campionato ieri e stai parlando di tutt'altra roba. Cosa. Ma parlerai delle partite di ieri? Sarai il nostro inviato sportivo o no? No, ma dai, siccome sì, sportivo. Siccome scusa un secondo, siccome questa cosa qua riguarda anche il Cobra e il signor Matteo chi Coser, è il Cobra? Chi perché è il Cobra? Perché mi ha scritto che lui non risponde al telefono ai messaggi. Ma vi rendete questa è posta per te. Sei diventato apposta per te sto programma. Ma Torino, ci vuoi parlare dell'Udinese? Ma chi se ne frega? Ma perché mi risponde a me? Dopo ti racconterò bene, però dopo verrò in studio e vi racconterò bene questa cosa. Senti, parliamo di cose serie. Questa settimana abbiamo c'è l'argomento della settimana, è il calcio scommesse. Sì, è vero, qui, purtroppo, qui è veramente è brutto da dirlo, però è così. È vero, è vero. Il formaggio scommesse? Non so perché, ma come lo dice Tonino mi fa ridere, cazzo. Ma appunto, Tonino, potresti parlare seria. Seria, ma fa ridere. Tonino, potresti parlare agli italiani dei conti di Monti? Così fai un po' ridere, almeno ridiamo un po' a Natale. Su per i monti che noi andremo. Toglili dai, ragazzi, per favore, parliamo seriamente. C'è Cristiano Doni in galera e tu ridi. No, io non rido di questo. Infatti domani lui deve essere interrogato riguardo a questa situazione, no? Che si è compromessa un po' anche per lui, ecco. E quindi, per dirti, domani tu sai che vengono chiamati gli zingari, quelli che erano... Cosa sta dicendo? Esatto, quelli che erano fuori Italia, che manovravano tutta questa cosa qua, stanno già facendo delle scommesse. Scommesse grandi, Dononi, da dove scapperà Doni domani? Dai, taglia la telefonata. Comunque si sapeva che Doni era una persona inaffidabile, è un tirapacchi. Ok. Tonino, ieri sera hanno giocato a calcio, è successo qualcosa di importante? Hai chiuso la conversazione? Ah, grande Ricky, per fortuna. Infatti, no, volevo dire. Pezzi su Radio Fantasy.